senza un impostore che si fingesse maestro e parlandovi riuscisse a toccare il vostro intimo in modo costruttivo, ed un vero maestro che rimanesse per voi un estraneo, sarebbe molto più utile l'impostore del maestro. Naturalmente questo è un paradosso che nella realtà non si riscontra, tuttavia illustra bene il concetto che stiamo esponendovi. Sicché nel piano astrale, o in quello fisico, o in quello mentale, insomma nei mondi della percezione, lo scopo di ogni situazione, di ogni avvenimento, è quello di giungere a far vibrare, a toccare l'intimo di ogni individuo. E che l'intimo sia toccato da un avvenimento, per così dire, reale o da uno immaginario, non fa alcuna differenza. Se un individuo è toccato da una determinata esperienza gioiosa, lo è tanto che l'esperienza sia realmente accaduta quanto sia creduta tale. L'esperienza è reale non quando, secondo il vostro modo di vedere, accade realmente, ma solo quando giunge realmente a toccare l'intimo dello sperimentatore. Supponiamo per un momento che Cristo non sia esistito. Diventerebbe forse meno vero tutto quello che nel suo nome gli uomini hanno fatto di bene e di male, quello che hanno sofferto e la gioia o la consolazione che della sua figura hanno ottenuto. Il vero Cristo, nel senso di più importante, più significativo, è quello che gli uomini hanno immaginato, non quello che è esistito. Guardate bene, con questo non vogliamo significare che la realtà intesa come vera condizione e qualità delle cose non abbia in sé alcuna importanza, tutt'altro, però di ciascuno è massimamente importante e perciò da conoscere la propria realtà, il proprio vero essere, non quello altrui. E quindi la necessità di dover considerare le cose da due prospettive. L'una si riferisce ai momenti della vita in cui si è oggetti degli avvenimenti, bersaglio degli stimoli esterni, ed in questo caso è lo stimolo che assume importanza, non la realtà vera o supposta da cui lo stimolo è generato. L'altra prospettiva si riferisce ai momenti della vita in cui si è soggetti degli avvenimenti, ed è importante che ciascuno sia consapevole di ciò che rappresenta per gli altri, di quanto può influire nella loro realtà. Infatti, quando vi diciamo quello che vi accade, in ultima analisi, è per il vostro vero bene. Ci riferiamo agli avvenimenti di fronte ai quali la vita vi mette. Ma quando siete voi ad agire, quando siete soggetti e non oggetti degli avvenimenti, la nostra affermazione non vi autorizza ad agire superficialmente e inconsapevolmente. Anzi, quando voi siete gli attori, è proprio il momento di comportarvi in modo diametralmente opposto a quello dei fatalisti, e soprattutto in un modo estremamente consapevole, come se foste gli unici arbitri della vita degli altri. Ma al di là di queste considerazioni, su quale realtà per ciascuno è importante, altre ancora possono esserne fatte su
sul modo di considerare la realtà.